Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, sempre qua con il nostro nutrizionista laureando in scienze della nutrizione sportiva, umana, chiedo scusa, e oggi questo sarà un video particolarmente breve perché parleremo comunque, approfondiremo un aspetto del video, quello sui carboidrati registrato prima, comunque voi l'avete già visto, forse sarà già uscito, questo uscirà un po' dopo. Noi quando, diciamo, era legato piuttosto al discorso appunto dei carboidrati, come diceva Giuseppe, quando noi ingeriamo carboidrati, alimenti che contengono carboidrati, se non avete visto il video comunque andatelo a rivedere, facciamo una classificazione di zuccheri, di carboidrati semplici e complessi. Ok, quando ingeriamo eccessivamente o troppi carboidrati semplici, che comunque sono trasformati dall'uovo o con zuccheri raffinati, questo crea un aumento della concentrazione del glucosio nel sangue, che è definito anche glicemia. E un aumento di glicemia corrisponde a un pericolo. Perché è un pericolo? Perché abbiamo visto che comunque il glucosio viene scisso nell'organismo e poi viene riutilizzato dal fegato. Ecco, in alcune persone questo non funziona tanto bene, perché per svariati motivi sfociamo o nel diabete di tipo 1 o nel diabete di tipo 2. Diabete di tipo 1 quando il glucosio non riesce a catturare, quando le cellule non riescono a catturare i livelli di glucosio eccessivi nel sangue, e quindi questo crea uno sbalzo eccessivo e viene appunto definito diabete di tipo 1. Il diabete di tipo 2 invece è quando le cellule stesse non riescono a interpretare il segnale di assorbimento. E principalmente era questa la definizione di glicemia. Ecco che noi volevamo collegarci principalmente a questo. Questo è stato un buon approfondimento comunque, perché abbiamo chiarito, spero, quello che è un aspetto importante. Purtroppo parecchie persone comunque ne soffrono di questo problema. Sì, quando si eccede diciamo con zuccheri semplici può succedere questo. Quando poi c'è comunque un discorso, a parte molto complesso da fare, genetica di mezzo, anche a livello di DNA potrebbero sfociare delle malattie come le abbiamo appena descritte. Quello che volevamo diffondere noi era appunto che eccessivi livelli di zuccheri semplici nel sangue portano a una glicemia elevata, e una glicemia elevata può sfociare in queste patologie anche cardiovascolari, anche patologie cardiovascolari per esempio. Quindi limitare assolutamente il consumo di questi ultimi e favorire zuccheri semplici di origine naturale come frutta e verdura e zuccheri complessi, ma soprattutto zuccheri complessi. Bene ragazzi, questo è stato un piccolo focus che abbiamo voluto dare come approfondimento al video sui carboidrati. Se avete problemi, dubbi, domande, perplessità, qualcosa, scrivetelo nei commenti oppure direttamente in direct, quindi sulle nostre pagine Instagram e Facebook, in.sport.fit. E se il video è piaciuto ragazzi, lasciate un like, un commento, un pollice in su, condividetelo soprattutto, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina per rimanere sempre aggiornati sulle nostre novità, che in questo periodo sono veramente tante, ok? Buon allenamento da InSport, ciao!